Padre nostro, veniamo davanti al tuo trono in questi momenti, chiediamo le tue speciali benedizioni, chiediamo intendimento, chiediamo saggezza. Chiediamo in modo particolare lo Spirito Santo che possa guidarci passo per passo in tutta la verità. Signore, vogliamo seguire le orme di Gesù e vogliamo essere più che vincitori. Ti ringraziamo per questo, ti lodiamo, apri la nostra mente nel nome di Cristo Gesù. Amen. Con l'aiuto del Signore in questi momenti, carissimi fratelli e sorelle, continueremo quella che è la nostra serie sui dieci comandamenti. La nostra serie comandamento per comandamento, cercando di capire, cercando di comprendere sempre meglio l'importanza dei dieci comandamenti morali che Dio ci ha dato sulla base dei quali ogni uomo sarà giudicato. E in modo particolare vogliamo soffermarci sicuramente sulla lettera del comandamento, che è importante, ma anche su quello che è lo spirito della legge, per poter comprendere ciò che Dio richiede da noi a 360 gradi in modo completo, perché desideriamo fare la Sua volontà. Ringraziamo Gesù per il Suo sacrificio e una volta accettato questo dono, che non è affatto meritato, ma è che è tutto merito di Gesù, ora anche noi vogliamo essere fedeli al Signore, vogliamo accettare questo dono della grazia che ci invita ad allontanarci dalle concupiscenze, dalle passioni di questo mondo per ora fare la volontà di Dio. Siamo arrivati in questo momento al settimo comandamento. Siamo arrivati al settimo comandamento, questo è il momento per ognuno di noi di prendere le nostre Bibbie, di prendere la parola di Dio, di prendere... Un quadernino degli appunti, in modo tale da poterci annotare passaggio per passaggio, versetto per versetto, citazione per citazione, ogni cosa che proverrà dalla bocca del Signore, perché attraverso di questo riceveremo coraggio, riceveremo ispirazione, consolazione. Vorrei che iniziassimo proprio dal comandamento in sé, che troviamo in Esodo capitolo 20, e leggeremo assieme il versetto 14. Esodo, capitolo 20. Leggeremo assieme il versetto 14 per capire che cosa ci dice il settimo comandamento. Qui la parola di Dio è semplice e ci dice: Non commetterai adulterio. Ancora una volta vogliamo ricordarci del fatto che i comandamenti sono in realtà dieci promesse che Dio ha dato ad ogni uomo affinché se l'uomo avesse sperimentato un vero amore nei confronti di dio un vero amore nei confronti del prossimo non sarebbe arrivato a trasgredire questi comandamenti ecco perché per noi questi comandamenti sono come delle promesse e dio ci dice se tu marco mi amerai con tutto il tuo cuore questo sarà il risultato questo è ciò che io opererò in te e uno di questi comandamenti, in modo particolare incentrato sul nostro prossimo, incentrato su quelli che sono i più vicini legami familiari, ha a che fare proprio con il non commettere adulterio. Se avremo Cristo nel cuore, e vedremo anche questo nel mentre ci addentreremo in questa presentazione, uno di questi comandamenti è non commetterai adulterio. Ora. Ci basterebbe leggere questo comandamento per capire che cosa Dio richiede da ognuno di noi. Questo comandamento è davvero molto semplice, è davvero molto semplice e non c'è bisogno di utilizzare molte parole per spiegare questo semplice, immediato, evidente comandamento che ci dice senza mezze parole, senza mezzi termini, non commettere adulterio. Tuttavia, nella presentazione di oggi vogliamo approfondire questo tema e vogliamo capire tutte le implicazioni che porta, non soltanto nella lettera, ma anche nello spirito di questo comandamento che per noi è molto importante ed è fondamentale. Andiamo a vedere fino a dove si estende questo comandamento e in che modo possiamo io e te essere in grado di adempiarlo nella nostra vita vorrei che prendessimo un passaggio che troviamo in marco capitolo 10 marco capitolo 10 marco capitolo 10 e leggeremo assieme il versetto 19 marco capitolo 10 e leggeremo assieme il versetto 19 qui è Gesù che parla che parla in modo particolare al giovane ricco. E ora Gesù espone quelli che sono i comandamenti. In modo particolare, uh, quelli che hanno a che fare con il prossimo, gli ultimi sei comandamenti dei dieci comandamenti. E ora ascoltate attentamente che cosa dice. Marco, capitolo 10, il versetto 19, dice: Tu sai. I comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Questa è una versione, ma troverete anche in altre versioni bibliche, specialmente andando a vedere le versioni più originali di questo testo, più fedeli al testo originale, vedrete che in molte versioni. Il testo ci dice, parte dicendo prima non commettere adulterio e poi non uccidere. Nonostante però nei dieci comandamenti ci sia proprio il prima il non uccidere e poi il non commettere adulterio. Noi la settimana scorsa abbiamo studiato assieme, abbiamo visto quello che è il sesto comandamento che è non uccidere, in questa occasione stiamo vedendo quello che è il settimo comandamento, che è non commetterai adulterio, ma in questo passaggio, così come in altri passaggi, eh, soprattutto a seconda delle traduzioni, noterete che a volte in questo esatto passaggio prima viene menzionato il non commetterai adulterio e poi il non ucciderai. Perché è così importante? Perché proprio questo comandamento che ha a che fare con la castità della nostra vita, che ha a che fare con le relazioni sessuali, proprio queste che hanno a che fare con il mantenere il nostro corpo in onore e santità, dovrebbe esserci caro quanto la nostra stessa vita. È molto interessante questo aspetto. Il sesto comandamento e il settimo comandamento sono davvero molto, molto legati tra di loro. Dovremmo avere tanta paura o tanto timore per ciò che può contaminare il nostro corpo, così come abbiamo paura e timore di ciò che potrebbe uccidere il nostro corpo, perché anche trasgredire questo settimo comandamento commettendo adulterio. Romani capitolo 6, versetto 23 ci dice che il salario del peccato è la morte. Questo comandamento non si riferisce soltanto all'adulterio o al tradimento tra marito e moglie. tra marito e moglie che è un simbolo sicuramente anche di quella che è la relazione che dovrebbe esserci tra il popolo di Dio e Dio stesso tra il suo popolo che è come se fosse una donna la chiesa una donna e Dio che viene rappresentato come uno sposo e non so se ci ricordiamo nel terzo comandamento Ges Dio viene menzionato come geloso come un Dio geloso perché perché noi siamo sposati a lui ma questo comandamento il settimo comandamento che dice non commetterai adulterio in realtà non si riferisce soltanto al tradimento, all'adulterio tra marito e moglie. Ma questo, questo comandamento in realtà proibisce anche ogni tipo di concupiscenza della carne, ogni impulso, ogni atto sessuale non concesso da Dio all'infuori o prima del matrimonio, della relazione matrimoniale che Dio ha concesso all'uomo e alle sue creature. Questo comprende quindi anche la fornicazione, ovvero tutti questi atti, queste pratiche, queste relazioni sessuali all'infuori del matrimonio o persino prima del matrimonio con una o più persone diverse tra di loro. Anche se la fornicazione come termine indica anche ed include anche l'adulterio. Ma noi siamo chiamati a mantenere in santità e onore il nostro corpo anche da un punto di vista sessuale, mantenendo il nostro corpo in santità e in onore all'interno dell'atto dell'istituzione matrimoniale che Dio ha dato agli uomini tra uomo e donna. Andiamo a vedere assieme che cosa ci dice prima Tessalonicesi, prima Tessalonicesi, capitolo 4. Prima Tessalonicesi capitolo 4. Prima Tessalonicesi capitolo 4 inizieremo a leggere dal versetto 1. Qui ci viene detto, del resto fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. Ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù. A progredire sempre di più. A che cosa siamo chiamati? Siamo chiamati a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istituzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio. Che vi santifichiate e che vi asteniate dalla fornicazione. Inclusa all'interno del settimo comandamento, che dice non commetterai adulterio. Versetto 4. Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno prima il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché è il Signore. È un vendicatore di tutte queste cose, come già abbiamo detto e dichiarato prima. Versetto 7, infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. A questo siamo stati chiamati. Versetto 8, chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo spirito. Santo. Ebbene sì, Dio ci tiene particolarmente ad avvertirci, a metterci in guardia riguardo a quelli che sono i peccati della fornicazione, dell'adulterio, perché questi peccati sessuali per natura umana caduta, per la nostra natura decaduta, e carnale questi peccati sessuali in modo particolare sono quelli più comuni sono quelli più frequenti e quelli più difficili da dominare più difficili da vincere e sapete questo è un problema che non ha a che fare soltanto con le persone di fuori questo problema non ha a che fare soltanto con le persone che dicono di non credere in dio questo comandamento è stato posto tra i dieci comandamenti perché è un grande pericolo anche per coloro che dicono di essere cristiani. Andiamo a vedere che cosa ci dice la parola di Dio in Prima Corinzi. Prima Corinzi, capitolo 5, leggiamo il versetto 1. Prima Corinzi, capitolo 5, al versetto 1. Ascoltate attentamente che cosa ci dice. Prima Corinzi capitolo 5 il versetto 1 dice si ode addirittura affermare che vi è tra di voi Paolo si sta riferendo sta scrivendo e parlando alla chiesa di Corinto la chiesa dei cristiani a Corinto che cosa dice si ode addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione una tale fornicazione che non si trova neppure fra i pagani al punto che uno tiene la moglie di suo padre questo è un problema questo è un gran problema non soltanto fra i pagani ma questo è un gran problema anche fra i cosiddetti cristiani ora dobbiamo prendere in considerazione questo aspetto che è molto importante le relazioni sessuali sono un dono che dio ha lasciato tra l'uomo e la donna, tra un uomo e una donna uniti nel vincolo del matrimonio, secondo quelle che sono le indicazioni volute da Dio, secondo quello che è il piano di Dio riguardo al matrimonio e all'unione tra un uomo e una donna. Questo è un dono straordinario che Dio ha fatto a noi, come sue creature. Ma che cosa ha fatto Satana? In tutti questi anni, in questi quasi 6.000 anni, che cosa ha fatto Satana? Insistentemente ha voluto pervertire e corrompere tutto ciò che ha a che fare con i legami sessuali, con gli atti sessuali, con le relazioni tra uomo e donna, deturpandole sempre e sempre di più. A Satana piace eccitare, inclinare uomini e donne a commettere questi peccati, come ad esempio la fornicazione, l'adulterio, persino la masturbazione, tutti questi peccati, compresa l'omosessualità. Tutti questi peccati sessuali possono essere riassunti in una sola parola e questa parola è Sodoma. Tutti questi peccati sessuali sono raggruppati nella parola Sodoma. Perché? Perché Sodoma era, e Gomorra erano delle città nelle quali si praticavano tutti questi atti perversi che non erano secondo la volontà di Dio, persino relazioni tra uomo e donna ma che non erano secondo il piano di dio non erano inclusi nell'atto nell'istituzione del matrimonio santa e pura così come doveva essere dal principio ebbene tutte queste pratiche peccaminose sessuali vengono incluse nel nome sodoma e sapete qual è un terribile punto che voglio portare in evidenza in questi momenti, che questi peccati in modo particolare, oltre a tutti gli altri, per certo, questi peccati sono quei peccati, tra gli altri, sono proprio quei peccati che hanno posto sulla croce Cristo Gesù. E continuando a praticarli noi non facciamo altro che mettere di nuovo e di nuovo come se crocifiggessimo di nuovo e di nuovo Cristo a causa di questi terribili atti. Andiamo a vedere che cosa ci dice Apocalisse. Apocalisse, capitolo 11. Apocalisse, capitolo 11. E leggeremo dal versetto 3 per avere un po' di contesto. Apocalisse, capitolo 11 e leggeremo assieme, inizieremo a leggere dal versetto 3. Qui ci viene detto: Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare. Qui attraverso questa parola due testimoni, questi termini, Dio non fa nient'altro che riferirsi ai due testimoni, uno dell'antico e uno del Nuovo Testamento, i due testimoni, Antico Testamento e Nuovo Testamento, con altre parole, la parola di Dio. Questa è la parola di Dio, i cristiani che testimoniano della parola di Dio. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Ma che cosa sarebbe accaduto? Andiamo a vedere assieme dal versetto 7. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. E dice il versetto 8: i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città che spiritualmente si chiama Sodoma. Ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Gesù è stato crocifisso dove? A Gerusalemme, fuori da Gerusalemme. Ma che cos'è successo? Perché qui in Apocalisse ci viene detto che Gesù è stato crocifisso in Sodoma e Egitto? Perché? Sodoma e Egitto. Questa Sodoma e questo Egitto in realtà non fanno nient'altro attraverso la loro esperienza del passato far capire quali sono quei peccati terribili che hanno posto Gesù sulla croce in modo particolare. L'Egitto è il simbolo di una nazione, di un faraone che non vuole riconoscere Dio. Gli atei, coloro che dicono che Dio non Esiste e sodoma coloro che praticano terribili atti sessuali. Ascoltate che cosa ci dice qui: dal libro Il Gran Conflitto, dal libro Il Gran Conflitto, ci viene detto questa profezia. Gran conflitto, pagina 214, paragrafo 2 e 3. Questa profezia, facendo riferimento ad Apocalisse capitolo 11, si è adempiuta in maniera impressionante nella storia della Francia. Questa profezia si è adempiuta in maniera impressionante nella storia della Francia. Durante la Rivoluzione francese nel 1793, alla fine dei 1200, verso la fine dei 1260 anni. La Francia manifestò le caratteristiche di Sodoma. In che modo? Durante la Rivoluzione francese ci furono immoralità e corruzione simili a quelle che provocarono la distruzione di questa città Sodoma. In stretta relazione con queste leggi contrarie alla religione, ovvero l'ateismo Sodoma ed Egitto, l'ateismo, vi era anche quella legge che sminuiva il matrimonio, l'impegno più sacro che possa esistere fra due esseri umani e la cui validità è indispensabile per l'equilibrio della società, era considerato alla stregua di un semplice contratto civile di carattere transitorio che ognuno dei due contraenti poteva stipulare o sciogliere a suo piacimento. Gli uomini potevano sposarsi, potevano divorziarsi, potevano risposarsi, e divorziarsi, risposarsi, e divorziarsi a loro piacimento. Ci viene detto Sophie Arnaud, attrice, attrice famosa per la sua intelligenza, definì il matrimonio repubblicano, ascoltate come lo definì, il sacramento dell'adulterio. Il sacramento dell'adulterio. Questi sono i peccati che vengono inquadrati all'interno di Sodoma. E in tutti questi peccati possiamo vedere benissimo quella che è la fornicazione, quello che è l'adulterio, il tradimento, che oggi la nostra società, oltre alle relazioni omosessuali, che la nostra società promuove senza alcun freno così come abbiamo letto essere accaduto nella Francia del 1793, quella situazione si sta ripetendo sotto i nostri occhi e non c'è nulla di nuovo sotto il sole e Satana ancora di più se ne approfitta e si serve di ogni mezzo, ogni mezzo per portare i figli di Dio e l'umanità a peccare contro Dio. A precare contro i propri familiari, contro il proprio corpo, trasgredendo il settimo comandamento. E sapete oggi, in modo particolare, quando siamo in un'epoca di internet, dove è possibile accedere a qualsiasi tipo di immagine, qualsiasi tipo di video per adulti? Avete mai sentito parlare di micro? tradimenti con i messaggi che si possono scambiare tra un uomo e una donna a distanza attraverso le reti sociali satana se ne serve per portare nel peccato tutti coloro che se ne servono e in modo particolare voglio che comprendiamo e che capiamo questo comandamento non commettere adulterio non si limita soltanto all'atto in sé fisico, tra un uomo, una donna, oppure tra un uomo e un uomo, oppure tra una donna ed una donna. Non si limita soltanto ad un atto fisico, ma tutto quanto parte dai pensieri e dalla mente. Questo comandamento è molto più ampio, è molto più esteso e non si sofferma soltanto sull'atto in sé, ma questo comandamento va a tagliare dalla radice tutto ciò che porta a commettere questo peccato in modo fisico e si estende fino ai pensieri della nostra mente. Se andiamo un pochino in Matteo capitolo 5. Matteo capitolo 5, è Gesù che sta parlando in questo momento. Matteo capitolo 5, e Gesù vuol far capire qualche cosa al suo popolo, alla classe dei religiosi e non soltanto al popolo intero, vuole far capire qualche cosa di più al suo popolo che probabilmente aveva trascurato fino a quel momento, ma che doveva essere chiaro fin dal momento della legge ovvero lo spirito di questa legge. Andiamo a vedere Matteo capitolo 5, inizieremo a leggere dal versetto 27. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, ha già commesso peccato. Ha già commesso adulterio, ha già commesso fornicazione. Con quella donna che sta guardando nel suo cuore, ovvero nella sua mente, attraverso i pensieri della sua mente. Attraverso i pensieri della sua mente. Questo comandamento è davvero importante per ognuno di noi, uomo e donna. È davvero importantissimo, da patriarchi e profeti. Pagina 256 ci dice: Non commettere adulterio, e questo è importante per noi, non soltanto come uomo e donna, ma anche come giovane e adulto, persino per gli anziani. È davvero importante. Ci dice questo comandamento: Non vieta soltanto le azioni immorali ma anche i pensieri e i desideri sensuali e tutto ciò che tende a provocarli. Questo è importantissimo. Se abbiamo la possibilità di fare una foto, uno screenshot, a questa citazione è da averla sempre con noi, o oh, carissimi. Questo comandamento non vieta soltanto le azioni immorali, ma anche i pensieri e i desideri sensuali e tutto ciò che tende a provocarli. Dio ci chiede un'integrità che non si limiti all'apparenza, ma si manifesti anche nei pensieri e nei sentimenti più intimi e segreti. Il Cristo, che ha insegnato la portata delle implicazioni e degli obblighi imposti dalla legge di Dio, ha dichiarato che un pensiero cattivo e uno sguardo perverso costituiscono in sé una colpa esattamente come un'azione illecita. Oh, carissimi, quanto è importante per noi! tenere sotto controllo tutti i nostri pensieri, per non peccare contro Dio. Dal libro Famiglia cristiana, pagina 142, paragrafo 2, ci viene detto, dovete dominare i vostri pensieri, dovete dominarli. Questo compito, questo non è un compito facile. Vi riuscirete soltanto a prezzo di sforzi continui e penosi. Carissimi, noi siamo in un gran conflitto. Noi dobbiamo lottare contro il peccato fino al sangue. In questa lotta contro il peccato, fino al sangue. Questo non è un compito facile. Vi riuscirete soltanto a prezzo di sforzi continui e penosi. Tuttavia... È questo che Dio vi richiede. Un dovere che spetta a ogni essere dotato di ragione e ognuno di noi siamo dotati di ragione. Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Dio ci dà la libertà di scelta, di scegliere liberamente secondo la morale che lui ci ha concesso. Ci dicono parole in rosso, siete responsabili dei vostri pensieri nei confronti di Dio. Se avete l'abitudine di sognare a occhi aperti, permettendo alla vostra mente di soffermarsi su soggetti impuri, in un certo senso siete colpevoli davanti a Dio come se i vostri pensieri si fossero concretizzati in azioni. Se tutto questo non si è realizzato è semplicemente perché l'occasione non si è presentata. Oh carissimi, quanto sono profonde queste parole. Sognare giorno e notte e fare castelli in aria è un'abitudine negativa ed estremamente pericolosa. Quando simili tendenze si consolidano, è praticamente impossibile abbandonarle e dirigere i propri pensieri verso soggetti puri, santi ed elevati. Ci viene detto che quando la nostra mente pratica queste abitudini di immaginarsi scene volgari, scene che non dovrebbero avere luogo nella nostra mente, pensieri rivolte ad azioni sessuali, immagini, video, pratiche. Vi è mai capitato di mentre state pregando avere nella vostra mente certe immagini che avete visto recentemente o che avete visto anni e anni fa e queste ritornare alla mente proprio mentre pregate? Propriamente siete nella Chiesa ad adorare Dio? Ci viene detto che queste simili tendenze, quando sono consolidate, è praticamente impossibile abbandonarle e distogliere i propri pensieri dai soggetti in questione, per poi stabilirli verso soggetti puri, santi ed elevati. Ecco perché noi dobbiamo iniziare a dominare ogni nostro pensiero. E questo è possibile soltanto con l'aiuto di Cristo Gesù. Andiamo a vedere che cosa ci dice Prima Corinzi. Prima Corinzi, capitolo 6. Prima Corinzi, capitolo 6. Prima Corinzi, capitolo 6, inizieremo a leggere dal versetto 9. Prima Corinzi, capitolo 6, dal versetto 9. Qui la parola di Dio ci dice. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Non vi illudete né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né femminati né sodomiti. E qui abbiamo visto tutte queste categorie dei fornicatori, adulteri e sodomiti, né ladri né avari né ubriachi né oltraggiatori né rapinatori erediteranno il regno di Dio. La domanda quindi è. C'è una soluzione per noi peccatori? C'è una soluzione per vincere questi peccati? La soluzione si trova al versetto seguente e dice, e tali eravate alcuni di voi. La stessa cosa potremmo dire tra molti di noi. Tali eravamo molti di noi. Ma qual è l'unica soluzione possibile? Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Sebbene siamo stati così, Dio ha un piano migliore. Dio desidera lavarci, santificarci, purificarci e offrirci la salvezza. In prima Giovanni capitolo 1 al versetto 9 ci viene detto che se noi confessiamo i nostri peccati Gesù è fedele da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità, da ogni iniquità. Una volta con il perdono che possiamo ottenere soltanto attraverso la confessione dei nostri peccati, una volta che abbiamo ottenuto il perdono e siamo andati con il nostro cuore sincero a Gesù, abbiamo chiesto il perdono dei nostri peccati, Gesù ci ha accolti. Ci ha lavati, ci ha santificati e ci ha purificati di ogni contaminazione, ci ha fatto indossare il suo abito di perfetta giustizia. Ora che cosa dovremmo fare, carissimi? Che cosa dovremmo fare ora che siamo stati perdonati, ora che siamo stati rivestiti dell'abito della giustizia di Cristo Gesù? Ora non possiamo più tornare alla nostra vita di prima, ora non possiamo più tornare ai nostri peccati di prima, ora non possiamo più permetterci di sporcare l'abito che Cristo ci ha dato. E quindi che cosa faremo quando i pensieri torneranno? Di scene, immagini, immaginazioni, le nostre abitudini di farci dei castelli nella nostra mente di sognare riguardo a donne, riguardo a uomini, riguardo a relazioni e atti impuri, fornicazioni, adulteri all'infuori del vincolo del matrimonio, del sacro e puro vincolo del matrimonio. Che cosa dovremmo fare quando ci vengono questi pensieri? Ebbene, esiste una sola soluzione: concentrarsi su Gesù. Iniziare a pregare e credere con tutto il cuore nelle potenti promesse di Dio che ci possono dare la vittoria sui pensieri, su quei pensieri che ci porterebbero a peccare. Ho una incredibile, straordinaria promessa per ognuno di noi che si trova in Seconda Corinzi. Seconda Corinzi. Seconda Corinzi, leggeremo assieme dal capitolo 10. Il versetto dal versetto 3 seconda corinzi capitolo 10 dal versetto 3 seconda corinzi capitolo 10 dal versetto 3 ci dice in realtà sebbene viviamo nella carne non combattiamo secondo la carne infatti le armi della nostra guerra non sono carnali ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo, attenzione, questa è la nostra promessa, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Che cosa dovremmo fare ogni volta che ci viene un pensiero perverso? Che cosa dovremmo fare? Renderlo prigioniero. Ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Versetto 6. Allora la vostra ubbidienza sarà completa. Ci dice la fine di questo versetto. Ogni volta che viene un pensiero di questo tipo. Che cosa dovremmo fare in quel momento? Pregare al nostro buon Padre Celeste, Signore, ti prego, allontana da me questo tipo di pensieri. Allontanali da me. Allontanali da me. E che cosa potremmo fare per rafforzare la nostra forza di volontà? Per rafforzare il nostro desiderio di allontanarci da questo tipo di pensieri, da questo tipo di peccati, da questo tipo di pratiche. Ebbene, una delle cose principali che dobbiamo fare è studiare la parola di Dio. Dobbiamo studiare la vita di Gesù. Dobbiamo studiare il carattere di Gesù. Dobbiamo studiare il comportamento di Gesù. Dobbiamo capire che cosa c'era nella mente di Gesù. Perché Gesù era un uomo esattamente come noi. Gesù Cristo è venuto su questa terra prendendo una natura decaduta, così come è la nostra natura. Ma la parola di Dio ci dice che Gesù non ha mai peccato, nonostante avesse le nostre stesse inclinazioni, nonostante avesse queste tendenze che cercavano di scaturire da dentro di lui. Gesù ha provato che cosa significa essere tentato dalle passioni. Ha provato che cosa significa, ma in ogni occasione, con l'aiuto di Dio, è riuscito a dominarle. Gesù, come abbiamo letto prima. Noi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo dominare i nostri pensieri. Gesù Cristo per mezzo dell'aiuto divino, per mezzo dell'aiuto di Dio dello Spirito Santo, vivendo questa vita come noi uomini, ha dominato i suoi pensieri. Da piccolo, da giovane, da adolescente e da adulto. Lui ha dominato costantemente i suoi pensieri per mezzo dello Spirito Santo. Lo ha fatto. Ed ecco che Gesù è potuto essere il nostro Salvatore e il nostro Redentore. Vi ricordate del momento nel quale Gesù Cristo si è incontrato con una donna samaritana? Andiamo a vedere che cosa ci dice Giovanni. Giovanni capitolo 4. Giovanni. Giovanni capitolo 4. Giovanni capitolo 4, inizieremo a leggere dal versetto 4, questo è l'incontro tra Gesù e la donna samaritana. Tra Gesù e la donna samaritana ci dice, ora doveva passare per la Samaria, giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar. Vicina al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù, dunque stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte, era circa l'ora sesta, e una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: Dammi da bere. E in questo momento Gesù, che si trova da solo, successivamente arrivano anche i suoi discepoli, Gesù si trova in quel momento da solo con questa donna samaritana. Gesù aveva 30, oltre i 30 anni. E vorrei che capiate, che comprendeste una cosa davvero molto importante. Mi immagino Gesù che per 30 anni non ha avuto relazioni sessuali. E in questo momento Gesù si trova davanti a questa donna samaritana. In questo momento ancora era da solo. E Gesù inizia una discussione con questa donna. Voglio chiedervi, quale pensate che fosse il desiderio, i pensieri di Gesù nei confronti di questa donna? Gesù stava osservando quella donna facendosi chissà quale tipo di pensiero nella sua mente? Stava cercando di vedere per caso quali fossero le proporzioni di quella donna? per avere chissà quale pensiero nella sua mente riguarda quella donna, facendosi chissà quale sogno, facendosi chissà quali castelli, così come può succedere in alcuni casi per alcune persone, uomini o donne, che quando si è in un contesto pubblico e si vede una donna e si vede un uomo, e ci si inizia a fare ogni tipo di pensiero riguardo a quella donna, riguardo a quell'uomo. Peccando in questo senso, attraverso i pensieri di fornicazione oppure adulterio, voglio chiedervi qual è stato, dall'inizio alla fine della conversazione con questa donna, quali sono stati i pensieri di Gesù nei confronti di questa donna. Gesù. Ha dominato ogni suo pensiero. E anche se avesse avuto la tendenza di immaginarsi qualcosa di più riguardo a quella donna, voglio che sappiate una cosa: l'unico pensiero e l'unico obiettivo che Gesù aveva nei confronti di quella donna non era di conquistarla ed eventualmente avere una relazione con quella donna, ma l'unico pensiero e l'unico desiderio che Gesù aveva nei confronti di quella donna era di poterla salvare era di poterla portare a una vera comprensione di dio e di colui che era l'unico a poterla salvare questo dovrebbe essere il nostro pensiero ogni volta quando in un ambiente pubblico o privato con più persone o da soli insieme ad un uomo o ad una donna che non conosciamo o che conosciamo questo dovrebbe essere il nostro unico pensiero, il nostro unico pensiero, ovvero far portare la salvezza, portare nella vita di quella persona la salvezza che soltanto Cristo Gesù può offrirgli. Questo era l'obiettivo della vita di Gesù, tant'è che Gesù arrivò poi sulla croce e morì per il genere umano, perché questo era l'unico obiettivo. Grande pensiero e l'unico grande obiettivo che egli aveva. E questo dovrebbe essere per noi uno sprono e un incoraggiamento a dominare tutti i nostri pensieri e a operare con forza nei confronti di quelle persone che periscono per mancanza di conoscenza. Vorrei presentarvi un altro esempio biblico, che è quello di Giuseppe. Giuseppe è un tipo. Di Gesù. Giuseppe nell'Antico Testamento è un tipo, è un modello di colui che sarebbe stato Gesù il Salvatore nel Nuovo Testamento. Qual è l'esperienza di Giuseppe? Giuseppe, dopo essere stato venduto dai suoi fratelli, dopo essere arrivato in Egitto, ecco che Giuseppe viene preso da potifar e vorrei che andassimo a vedere assieme in Genesi, Genesi capitolo 39 e iniziassimo a leggere dal versetto 6 per vedere qual è stata l'esperienza di Giuseppe che era giovane in quel momento era un adolescente o poco più di un adolescente che era stato venduto in Egitto e che era arrivato da Potifar, l'ufficiale del Faraone, era arrivato nella sua casa, servirlo nella sua casa. E ci viene detto che Potifar, vedendo che tutte le cose prosperavano nelle mani di Giuseppe, il versetto 6 ci dice: Genesi, capitolo 39, dal versetto 6. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe, non si occupava più di nulla tranne del cibo che mangiava. Giuseppe, ascoltate, era avvenente e di bel aspetto. Giuseppe era un giovane figlio di Dio, avvenente di bel aspetto. Avvenente e di bel aspetto. Versetto 7 dopo queste cose la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse unisciti a me. Con altre parole Giuseppe voglio avere una relazione sessuale con te. Era un giovane avvenente di bell'aspetto, e ora una donna gli stava dicendo: Vieni, unisciti a me. Probabilmente era in una fase Giuseppe, che oggi gli adolescenti conoscono bene, una fase nella quale probabilmente uh, aveva un tasso di ormoni molto elevato. E ora una donna gli dice: Unisciti a me. Versetto 8. Che cosa fece Giuseppe? Ma egli rifiutò. Giuseppe rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quel che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Giuseppe era un uomo che aveva trovato in Dio. tutto ciò di cui aveva bisogno. Giuseppe sapeva molto bene che questa relazione, questo atto sessuale, che non era all'interno del sacro vincolo della sacra istituzione del matrimonio, così come era lasciata da Dio, significava fornicare, significava commettere adulterio direttamente o indirettamente, significava in questo senso peccare contro Dio. E Giuseppe che cosa fece? Rifiutò. Versetto 10. Benché lei gliene parlasse ogni giorno. E posso soltanto immaginarmi quali trovate riusciva a inventarsi la moglie di Potifar. Ogni giorno si avvicinava a Giuseppe, ogni giorno cercava di sedurlo, ogni giorno si trovava probabilmente sola con lui, ogni giorno. Ogni giorno. Ma egli che cosa fece? E rifiutò. Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno ci dice, un giorno, versetto 11, egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Erano soli. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse unisciti a me. Ma egli le lasciò in mano le vesti, la veste, e fuggì. Che cosa fece? Fuggì. Dovette fuggire in quel momento. Giuseppe è un grande esempio che ci mostra che cosa significa ubbidire a Dio, dominare i propri pensieri, dominare i propri impulsi, dominare queste tendenze carnali per amore di Dio e per amore del prossimo. Vorrei presentarvi quanto ci dice il libro Patriarchi e Profeti riguardo a Giuseppe in questa occasione, e vorrei che continuassimo a rimanere attenti. Ci viene detto la fede e l'onestà di Giuseppe doveva essere tuttavia sottoposta a una dura prova. Leggerò le parole in blu. Sarebbe riuscito a superare una tentazione così improvvisa, forte, seducente? Giuseppe sarebbe stato fedele a Dio e ai suoi principi? E queste domande le pongo a ognuno di noi perché in un modo o nell'altro tutti quanti uomini e donne potremmo arrivare ad essere tentati in un simile modo, in modo diretto, in modo indiretto, o in modo personale, o in modo impersonale attraverso social media, messaggi, immagini, video, eccetera. Sarebbe riuscito a superare una tentazione così improvvisa, forte e seducente? Giuseppe sarebbe stato fedele a Dio e ai suoi principi? Gli angeli seguirono la vicenda con profondo interesse. Gli angeli tuttora seguono le vicende, le nostre vicende con profondo interesse e sono pronti ad annotare o per la vita o per la morte. La risposta di Giuseppe avrebbe rivelato la potenza di un carattere fondato su veri principi religiosi e questo, Signore, aiutaci in questo. Egli non avrebbe tradito la fiducia del suo padrone terreno, ma soprattutto a qualsiasi costo sarebbe rimasto fedele al suo padrone divino. Molti, benché sappiano di non poter sfuggire all'attento sguardo di Dio e dei suoi angeli, si concedono delle libertà che non si permetterebbero mai in presenza dei loro simili. Giuseppe invece pensò in primo luogo a Dio. Come dunque potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio? Questi erano i pensieri di Giuseppe. Dovremmo abituarci a pensare che Dio vede e ascolta tutto ciò che facciamo e diciamo. Se fossimo davvero consapevoli di questo avremmo maggiori scrupoli nel peccare e la citazione va avanti riferendosi in modo particolare ai giovani I giovani ricordino sempre che ovunque siano e qualunque cosa facciano sono sempre in presenza di Dio a lui non sfugge nessun particolare del nostro comportamento nulla può essere nascosto all'altissimo Parola in rosso Potrai immaginare di essere solo e che nessuno ti veda, ma testimoni invisibili vedranno le tue azioni. Dio conosce le profonde e intime motivazioni di ognuno. Ogni gesto, ogni parola. Ogni pensiero sono registrati come se esistesse soltanto una persona in tutto il mondo e quella persona sei tu. Dio osserva ogni uomo con grande attenzione. Dio osserva ogni uomo con grande attenzione. Oh carissimi fratelli e sorelle, questo... Comandamento, non commetterai adulterio, non commetterai fornicazione, non commetterai masturbazione o pensieri adulteri. Questo dovrebbe esserci più caro della nostra stessa vita. Ma proprio perché non ci rendiamo conto dell'importanza di questi comandamenti, Proprio perché non ci rendiamo conto magari di quelli che sono i testimoni invisibili, gli angeli e Dio, che guardano con grande interesse le vicende della nostra vita, proprio perché non ce ne rendiamo conto o non vogliamo rendercene conto e pensiamo di essere soli e che nessuno ci stia vedendo, poiché noi ci troviamo ora in un tempo di grazia come non c'è mai stato. Se pensiamo all'Antico Testamento, per un peccato di questo tipo si sarebbe andati incontro alla morte certa. Per un peccato di fornicazione, per un peccato di adulterio, in casi particolari si sarebbe arrivati persino alla morte di coloro che commettevano tali peccati. Basta pensare, non so se ce lo ricordiamo, di Fineas Nell'accampamento di quando uno degli, dei portinai, se mi ricordo bene, Zimri e Cosbi, non vorrei confondere i nomi, di questo uomo che aveva preso con sé una donna, Madianita se non sbaglio, ed era entrato con lei nell'accampamento, la donna con la quale stava commettendo fornicazione. Phineas che cosa fece? Preso una lancia e li trafisse entrambi. E poiché noi oggi diciamo: Ah, cosa vuoi che sia? Tanto non mi vede nessuno. Ah, cosa vuoi che sia? Tanto per certo non arriverò mica a morire per un solo peccato, o per una sola relazione, o per un solo scambio di messaggi. Questo non fa altro che sentenziare la nostra condanna finale negli ultimi giorni. Dio è davvero molto buono e misericordioso. Vorrebbe che approfittassimo di questa grazia, di questa misericordia, affinché smettessimo di peccare e comprendessimo il sacrificio di Gesù, ma molti se ne approfittano per continuare a vivere la loro vita di peccati. Ecclesiaste. Ecclesiaste capitolo 8. Ecclesiaste capitolo 8 e leggeremo assieme i versetti 11 e 12. Ecclesiaste capitolo 8 il versetto 11 e 12 ascoltate che cosa ci dice ecclesiaste 8 dal versetto 11 siccome le sentenze contro un'azione cattiva non si eseguono prontamente il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male sebbene il peccatore faccia cento volte il male e anche prolunghi i suoi giorni Tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore in Sua presenza. Perché? Perché si rendono conto che Dio è presente. Si rendono conto che testimoni invisibili, i santi angeli di Dio, stanno annotando o nel libro dei peccati o nel libro dei ricordi dei giusti. Le nostre azioni o per il bene o per il male, o per la vita o per la morte eterna, gli angeli sono con noi in ogni momento. E coloro che temono Dio e si rendono conto della Sua presenza faranno il bene, mentre quelli che se ne vogliono approfittare continueranno a fare il male, ma questo sarà registrato per il giorno, per l'ultimo grande giorno. O oh, carissimi, che cosa ha fatto Giuseppe? Quando gli si è presentata questa tentazione, Giuseppe ha resistito, ha resistito, ha resistito fino al momento nel quale si è reso conto che se fosse rimasto ancora un po' in quella condizione, per certo avrebbe peccato o per certo sarebbe stato costretto a peccare contro Dio andando insieme alla moglie poti fare e per questo motivo che cosa ha fatto è fuggito è scappato via e probabilmente la stessa cosa dovremmo fare anche noi da tutte quelle situazioni che ci porterebbero giorno dopo giorno giorno dopo giorno a peccare di questo peccato di fornicazione o di adulterio noi che cosa dovremmo fare quando vediamo una simile circostanza, fuggire, cambiare argomento, andare via, purificare i nostri pensieri, dominare i nostri pensieri. E se questo non dovesse bastare, allontaniamo ogni tipo di sito, di applicazione, di social media, allontaniamoli, eliminiamoli. Fuggiamo da queste tentazioni. Un altro aspetto molto importante arrivando verso la conclusione in questi momenti è che non soltanto la nostra mente deve essere dominata, i nostri pensieri devono essere sottomessi in Cristo Gesù per una perfetta obbedienza, ma voglio che sappiate che anche il nostro corpo deve essere domato, anche il nostro corpo deve essere educato se vogliamo resistere a queste tendenze, a questi impulsi sessuali e non trasgredire il settimo comandamento. Perché anche il nostro corpo, persino le cose che noi introduciamo nel nostro corpo, come il mangiare e il bere, possono influire, accentuare o diminuire le nostre tendenze sessuali. Avete sentito bene? Anche ciò che mangiamo e ciò che beviamo. Andiamo a vedere che cosa ci dice. Dal libro Consigli su cibi e alimentazione, pagina 172, pagina 253, ci viene detto... Dovreste educare i vostri figli e non soltanto i figli, ma anche voi stessi. Ognuno di noi dovrebbe educarsi insegnando loro come evitare le intemperanze in questo tempo. Invece, molti passano il tempo per cercare di rendere gustoso il cibo. In che senso? Ascoltate, voi mettete in tavola burro, uova e carne. E i vostri bambini sono chiamati a consumarne. Ora ascoltate. Essi sono nutriti con tutte quelle cose, burro, uova, carne e tante altre spezie che ecciteranno le loro passioni carnali. Le persone con un fisico robusto, spesso vittime di passioni e appetiti, dovranno escludere l'uso di cibi stimolanti, soprattutto nelle famiglie in cui i giovani tendono alla sensualità, non si dovrebbero usare le uova. E in questo momento mi sto riferendo e sto parlando anche questa citazione davvero straordinaria, davvero straordinaria perché ci fa capire quello che è il ruolo degli alimenti all'interno del nostro corpo. Burro, uova, carne, Spezie eccitanti, come può essere ad esempio il pepe, come può essere ad esempio il peperoncino, come possono essere anche altri tipi di spezie che infiammano e che eccitano le cellule del nostro corpo. Tutti questi alimenti sono chiamati alimenti eccitanti, stimolanti. Per non parlare del caffè, del tè verde, eccetera del cioccolato eccitanti stimolanti lo zucchero hm. la lista può continuare dio ci invita a tenere grande considerazione di ciò che noi introduciamo nel nostro corpo e in modo particolare soprattutto per questi ultimi giorni dio ci invita a ritornare a quella dieta e troviamo nel giardino dell'Eden, fin dalla creazione, creazione e redenzione in questi ultimi giorni. Dio desidera che torniamo ad un'alimentazione più salutare, basata su frutta, verdura, semi, noci, legumi, cereali, in modo temperante, nelle giuste quantità, nelle giuste proporzioni, senza essere intemperanti, anche in questo escludendo tutto ciò che può eccitare le nostre cellule, per tutto ciò che invece può preservare in santità e onore il nostro corpo e la nostra mente. Ora arrivando alla conclusione, vorrei che andassimo a vedere anche brevemente l'applicazione spirituale. Dal cibo fisico vogliamo passare al cibo spirituale al cibo spirituale perché anche questo ha un grandissimo effetto stimolante eccitante oppure un effetto che preserverà il nostro carattere in santità e onore il cibo spirituale la moglie di potifar era possiamo definirla una grande prostituta un simbolo di quella che è la grande prostituta che troviamo nel libro di apocalisse e che cosa fa questa grande prostituta? Questa falsa chiesa, Babilonia, la Grande, insieme alle sue figlie, che abbiamo identificato con il potere del Cattolicesimo romano e del protestantesimo, la madre e le figlie. Che cosa fanno queste? Che cosa fa Babilonia dall'avere a tutti gli abitanti della terra? Che cosa? Vino eccitante, stimò l'ante fa bere vino il vino della sua prostituzione. Vogliamo soffermarci su un aspetto spirituale. Il settimo comandamento ci dice non commetterai adulterio. Ancora una volta vogliamo ritornare all'insegnamento principale che la sua chiesa è unita a Dio tramite un atto di matrimonio. Dio è il nostro unico marito. Tramite quelli che sono i dieci comandamenti, Dio ha voluto stabilire con noi una relazione di matrimonio, un atto, una promessa di matrimonio che Dio, il marito, vuole adempiere in noi come sua moglie. Ovvero, adempiere in noi questi dieci comandamenti. Ma che cosa fa Babilonia la grande? La madre e le figlie danno da bere il vino della prostituzione. Il vino rappresenta nelle scritture dei falsi comandamenti, delle tradizioni di uomini. Potete annotarvi Isaia capitolo 28, Isaia capitolo 29. Il vino rappresenta tradizioni di uomini che vanno in contrasto con i comandamenti di Dio. Tutti quegli insegnamenti, tutte quelle dottrine che si oppongono alla sana dottrina dei comandamenti di Dio. Tutti quegli insegnamenti che dicono che la legge è stata abolita, tutti quei comandamenti che ci dicono, scusatemi, tutte quelle dottrine che dicono il sabato non è più valido tutti quei falsi insegnamenti che ci portano a vivere una vita di peccato invece che ricercare una vita di santità e onore, ci portano a commettere adulterio da un punto di vista spirituale. E noi che cosa dovremmo fare? Dovremmo fuggire via da questo tipo di dottrine, di false dottrine. Dovremmo fuggire via dal vino della prostituzione di Babilonia. Dovremmo uscire a gambe levate da questa Babilonia spirituale che ci dice i comandamenti di Dio sono aboliti, che ci dice il sabato non è più valido. Abbiamo un nuovo sabato, la domenica. Dovremmo andarcene via a gambe levate da ogni tipo di dottrina e di insegnamento che ci dica. Non fa niente se pecchi. Comunque sarai salvato, dovremmo fuggire via. Tant'è che Apocalisse capitolo 18 dice: riguarda Babilonia, che è caduta, è caduta, Babilonia la grande, uscite fuori o oh popolo mio. Usciamo fuori da queste denominazioni religiose che promuovono adulterio spirituale nei confronti di Dio di tutte quelle denominazioni che ci dicono di mettere da parte la legge di Dio, tradendo Dio in questo modo. Dio invita ogni persona che si trova in simili denominazioni religiose ad uscirne fuori e di avvicinarsi al popolo fedele di Dio, che in Apocalisse 14 al versetto 12 ci dice osservare i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Il comandamento ci dice non commetterai adulterio. Che il Signore ci aiuti attraverso lo studio che abbiamo avuto in questa occasione a ricordarci di quanto sia importante dominare il nostro corpo, dominare i nostri pensieri per non commettere fornicazione, adulterio masturbazione per non avere relazioni in alcuni casi, alcune inclinazioni omosessuali, di mettere via, di mettere da parte questi peccati di Sodoma e allo stesso tempo di prestare grande attenzione di non tradire Dio attraverso gli insegnamenti. Attraverso ciò che predichiamo, affinché il popolo di Dio possa rimanergli fedeli e non tradirlo, allontanandosi dalla sua legge. Che Dio ci aiuti a tenere a mente questi preziosi insegnamenti e ci aiuti a ricordarci del continuo, che questo settimo comandamento. Non avrai, non commetterai adulterio. Questo settimo comandamento: non commetterai adulterio, è in primo in primo luogo una promessa che Dio ci fa. Se tu mi ami, osserverai i miei comandamenti. Se tu mi ami, io metterò nel tuo cuore la disposizione, la buona disposizione ad adempiere quanto, quanto c'è scritto. Dio ci fa una promessa che Dio ci aiuti a portarla in adempimento nella nostra vita. Vorrei tanto invitarvi a pregare in questi momenti e a concludere. Padre nostro, vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti Signore per questi momenti di studio e di approfondimento. Ti ringraziamo per questo settimo comandamento, ti ringraziamo perché ci hai mostrato, ci hai fatto comprendere, ci stai esaminando l'importanza, la vastità e l'estensione di questo comandamento che punta direttamente ai nostri pensieri, ai nostri desideri, alle nostre inclinazioni. Signore, ti prego, benedici ognuno di noi affinché possiamo essere più che vincitori. Aiutaci affinché possiamo seguire l'esempio del nostro amato Salvatore Gesù. Aiutaci a seguire l'esempio del nostro caro Giuseppe che ci dà incoraggiamento e speranza. Per quando siamo tentati, Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo per la vittoria che ci offri nel nostro Salvatore Gesù. Ti abbiamo pregato nel suo prezioso nome. Amen.